regge su bambino. Anche quest'anno abbiamo costruito il presepe per poter rappresentare l'evento della tua nascita. Quest'anno sono particolarmente felice perché nella sua realizzazione qui in parrocchia si sono uniti a noi frati anche i ragazzi della Gifra, la gioventù francescana. È stato davvero molto bello vedere in questi giorni l'intensa collaborazione di tutti. Insieme, ognuno con le proprie capacità e ingegno, ha contribuito per rendere visibile quel primo incontro nella storia con te. La preparazione del presepe è una bella tradizione delle nostre famiglie, delle nostre comunità. È una tradizione da sostenere. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impiega i materiali più disparati per dare vita a dei piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini, quando papà e mamma insieme ai nonni trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Noi francescani poi siamo particolarmente legati al presepe. Lo stesso San Francesco nel lontano 1223 inventò il presepe a greccio per farci rivivere il momento della tua nascita, per poterlo vedere con i nostri occhi, come se accadesse nuovamente. San Francesco, con il segno semplice del presepe, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è entrato nel cuore dei cristiani ed è arrivato fino ai nostri giorni, come una genuina forma per riproporre la bellezza della fede con semplicità. Caro Gesù, la tua nascita e la sua rappresentazione nel presepe suscita tanto stupore e ci commuove, perché manifesta la tua tenerezza, ti abbassi alla nostra piccolezza, ti fai povero e ci inviti a seguirti sulla via dell'umiltà, per incontrarti e servirti con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi. Vieni Gesù, non tardare, ci stiamo impegnando ad accoglierti. Forse non saremmo pronti come dovremmo, ma sono certo che non baderai alle nostre incongruenze. Vieni, Signore, abbiamo bisogno di te. Con affetto, Francesco.